Sì, per me è una diabolica. C'è una che mi va a spegnere anche la luce della Madonnina e dice la devi togliere perché Dio non vuole nessuna altra immagine fuori da lui. Erano in casa da giorni i corpi senza vita dei figli di Giovanni Barreca, l'uomo di Altavilla Milicio arrestato per aver ucciso barbaramente la moglie Antonella Salamone e i due piccoli di 15 e 5 anni, Emanuele e Kevin, nella loro abitazione in provincia di Palermo, dove era presente anche la figlia 17enne, unica sopravvissuta. È quanto emerso da una prima ispezione cadaverica che fa risalire il decesso dei minori a 36 ore prima della scoperta dei cadaveri, avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Il 54enne che ha confessato i delitti, chiamando i carabinieri, potrebbe aver ucciso la moglie ancora prima, visto che i suoi resti sono stati rinvenuti già bruciati e sepolti. Il corpo della donna è stato dato alle fiamme da qualche parte e poi sotterrato in una buca non profonda nei terreni vicino casa. I due figli invece sono stati strangolati e trovati stesi nei loro letti. Anche in questo caso il delitto sarebbe stato particolarmente efferato, con uno dei minori che presenterebbe segni di violenze che avrebbero preceduto lo strangolamento con delle catene. L'intera macabra sequenza, dietro la quale potrebbe esserci una setta, il fanatismo religioso dell'uomo, sarebbe avvenuta alla presenza dell'unica superstite della strage familiare di Altavilla Milicia, la 17enne primogenita della coppia. La ragazza è stata trovata in stato confusionale in casa all'arrivo dei carabinieri, ma non è chiaro come abbia trascorso quelle ore in cui avveniva la mattanza. La minore ha raccontato di essersi svegliata in piena notte e di aver visto il padre che farneticava di presenze demoniache, poi avrebbe rivelato di un esorcismo. Hanno fatto un esorcismo per scacciare il demonio, avrebbe detto la ragazza ai carabinieri, accusando il padre, ma anche una coppia di amici dell'uomo fermati in serata. Il sospetto è che la ragazza sia stata drogata e narcotizzata durante quelle terribili ore in cui venivano uccisi madre e fratellini e sia rimasta nell'abitazione del triplice delitto per tutto il tempo. Anche in base al suo racconto, al termine di una lunga giornata di indagini, i carabinieri hanno fermato per omicidio e soppressione di cadavere sia Barreca sia la coppia di palermitani che avrebbero partecipato al triplice delitto. I tre avrebbero pianificato ed eseguito gli omicidi nel corso di un rito di purificazione che sarebbe servito per liberare la casa da Satana.